Questa mattina alle 8 si sono aperti anche i cancelli del bocciodromo comunale di Marotta per dare il via allo screening di massa gratuito e su base volontaria che permetterà di intercettare ed isolare gli asintomatici con Covid-19. Mentre per i comuni di Monbaroccio e Cartoceto, infatti, i tamponi saranno effettuati al ristorante La Tagliata in via Monbaroccese l'11 ed il 12 gennaio, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per i comuni di Mondolfo e San Costanzo lo screening è partito oggi ed i primi cittadini si sono presentati già alle 7:30 di mattina nonostante la pioggia. Grazie al lavoro svolto dalla Protezione Civile è stato poi possibile spostare all'interno del bocciodromo la fila di persone in attesa, prevista inizialmente all'esterno, mantenendo in questo modo i cittadini asciutti. Sono diversi giorni che come Comune di Mondolfo, insieme all'Associazione di Protezione Civile di Croce Rossa, stiamo organizzando tutto, diciamo, l'iter, che è abbastanza complesso perché riguarda nel nostro caso più di 20.000 persone. Abbiamo previsto dei percorsi di attesa, di ingresso anche al coperto in caso di maltempo, come oggi è purtroppo, e però tutto sta andando molto bene, siamo molto, molto soddisfatti anche grazie al supporto, come dicevo, della Protezione Civile e della Croce Rossa, che ci stanno dando veramente man forte, ma i risultati sono molto soddisfacenti. Operatori si parla per voi della Protezione Civile, quante persone si sono impegnate in queste preparazioni? Allora, abbiamo 7 persone dislocate come volontari di Protezione Civile, di 2 associazioni diverse, l'associazione Fadi Bruno di Marotta e l'associazione Circolo Velico di Torrette, e poi abbiamo 4 volontari della Croce Rossa all'interno della sala ciriachica a supporto del personale ASUR, e diamo supporto all'ingresso del parcheggio, compilazione moduli e instradamento. Le modalità sono le stesse di Fano. Dopo aver compilato il modulo ed aver effettuato la misurazione della temperatura, una volta fatta la fila si procede verso sala ciriachi, dove all'ingresso viene consegnato un numero con il quale si verrà chiamati una volta passati 15 minuti di attesa per ottenere il risultato del tampone. Noi avevamo queste 5 postazioni e per ogni postazione c'erano 2 operatori sanitari, 2 infermieri che facevano i tamponi antigenici e io come figura di biologo, perciò fondamentalmente sono 11 persone. Abbiamo avuto, come abbiamo detto prima, 471 persone che hanno aderito al test antigenici di massa e di questi 471 abbiamo avuto 6 positivi stamattina, che poi abbiamo immediatamente fatto il tampone molecolare e dentro le 24 ore daremo una risposta del tampone molecolare per confermare o meno la positività del test antigenico. Avete appena fatto il tampone, com'è andata? Siamo entrambi negativi, una buona organizzazione comunque, molto bene, siamo stati molto bene, gente brava. Perché avete deciso di fare il tampone? Ma l'abbiamo fatto prima di tutto per noi e poi per gli altri. Sapendo che siamo così, andiamo via più tranquilli e riceviamo anche a casa gente più tranquillamente, perlomeno non lo trasmettiamo, sappiamo di non trasmetterlo, ecco. Sì, abbiamo deciso di farlo giustamente perché dobbiamo fermare un attimo la curva anche, diciamo, dove si infetta un sacco di persone. Essendo asintomatici credo che sia la cosa più migliore, perché un asintomatico, insomma, inconsapevole gira e può infettare senza saperlo. Com'è stato fare il test? Un leggero pizzicorio, questo sì, però niente di che, comunque ben organizzati, veramente, abbiamo un sindaco straordinario e niente, mi ha fatto piacere vedere come hanno organizzato, come hanno disposto tutto, quindi perfetto, nulla da ridire. Ogni giorno saranno processati circa 1200 tamponi, ha poi specificato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, che per rafforzare l'invito a partecipare si è sottoposto a sua volta al tampone rapido assieme al vice sindaco Dio Tallevi. Queste prime ore è andata bene, ci sono tanti cittadini che sono venuti sia del comune di Mondolfo ma anche di San Costanzo e quelli che sono residenti nella zona sud di Fano, e noi ringraziamo i tanti cittadini che stanno venendo, i volontari della Protezione Civile della Croce Rossa, il personale sanitario ASUR coinvolto in queste giornate, e l'invito a tutti i cittadini è quello naturalmente di partecipare, cercare di partecipare il più possibile in maniera massiva per rendere efficace questa importante iniziativa organizzata dalla Regione Marche e ASUR.